centro anch'io. Bentrovati a tutti alla scoperta anche oggi di una nuova opera del Museo Diocesano di Brescia, e oggi conosciamo una tempera su tela del Moretto, ante d'organo sollevamento e caduta di Simon Magu, i Santi Pietro e Paolo sostengono la Chiesa. E poi le nostre incursioni veneziane. In origine le quattro grandi tele fungevano da ante per l'organo della chiesa cittadina di San Pietro in Oliveto, dove rimasero fino al 1669, quando l'organo fu smontato in seguito al passaggio della chiesa ai Carmelitani. Chiuse e raffigurano in un unico riquadro i Santi Pietro e Paolo che sorreggono la chiesa. Aperte illustrano due episodi della vita leggendaria del mago Simone accennata negli Atti degli Apostoli. A questa fonte si rifà Moretto per descrivere le due scene con il sollevamento di Simon Mago sulla torre di legno e il volo e la caduta di Simon Mago, precipitato al suolo come punizione per aver tentato di comprare da San Pietro il dono di invocare lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani. Valpieu Meseto de Cervelle che in quintal de scena continuano le nostre interviste che hanno come protagonista il cervello. Vediamo nella città delle gondole come sono andate le cose. Abbiamo avvicinato la signora o signorina? Signora. Signora, prego, nome? Lidia. Lidia veneziana? No, napoletana. Senti Lidia, da Napoli a Venezia proviamo a lavorare ora. Perché c'è questo modo di dire in dialetto bresciano. Ma tra Napoli e Venezia non capiterà anche a Brescia prima o poi? Credo proprio. Perché no? Non mi piace. Va bene, rimane con Lidia a giocare, prego. Devo simpatica leggere. All'inizio, scherzo. Devo questo. Valpieu. Poi mi dite anche il significato. Certo Lidia, però si capisce. Lo dico solo a te, non ai nostri ascoltatori. Mi ascolta solo tra pochissimo. A te te lo dico nell'orecchio. Vai. Valpieu. Valpieu mezzeto de cervelle che in quintal de scena. Mi sembra spagnolo. Ti sembra spagnolo? Ale, 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 vamos. Ma tu hai capito qualcosa di dieta? Niente. Niente. No. Una parola, niente. Beh, val. Scena. Scena, la scena, la scena, il teatro, la scena. Okay. Sì. Cervello? Il cervello. Vedi? Vale. Vale, vale. Più mezzo cervello. Mezzo etto di cervello che un quintale di scena. Lo vedi che hai capito? Fantastico. Due belle, simpatiche ragazze, non italiane, ma spagnole. Sì, una catalana. Catalana, esatto, Barcellona. Volete provare a leggere questo? Val. Valpieu mezzo de cervelle che in quintal de scena. Oh, carina. Non arrivi proprio alla sufficienza, eh? Insomma, per fortuna non sono un tuo insegnante. Sentiamo Emma come se la cava, dai, val. Valpieu mezzetto de cervelle che in quintal de scena. Sì. Quindi avete capito qualcosa? Perfetto. Niente. Una parolina avete compreso? Niente. Cervello. Cervello. Capire. Beh, giusto, dai. Quando anche noi verremo a Barcellona a cercare di capire i vostri detti, faremo un po' fatica. Ci invitate a Barcellona? Potremo venire? Sì. Claro. We will do it in Catalan. You will. In catalano, sì. Benissimo. Allora, vale di più mezzoetto di cervello, questa è la spiegazione, che un quintale di scena. Cioè, tante volte per risolvere dei piccoli problemi o degli inghippi, vale di più un poco, cioè va meglio applicarsi un po' con l'intelligenza piuttosto che il dispiego esibizionista della forza bruta. Va bene, grazie, viva Barcellona, viva Venezia, dal ponte di Rialto è tutto, alla prossima, ciao. Tanta in cuore, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.